Salve, oggi vi voglio far vedere un prodotto bellissimo che sono le penne colorate e il cartone retroadesivo. Vedete, questo è il cartone retroadesivo. Io ho preso i colori essenziali, quindi sono bianco, grigio, nero e pastellina, il gru. Vedete? Queste invece sono le penne, questa è la solita card che vi fa scaricare 10 disegni gratuiti dal sito di Silhouette. Ora vi faccio vedere una penna com'è fatta dentro. Sono piccole proprio perché vanno a posto della lama queste. So che c'è anche da prendere l'adattatore, si può mettere una penna nostra, però queste sono le penne. Bene, ora vi faccio vedere come costruirci una tag a nuvoletta col software di Silhouette. Ecco qua, siamo nel software e ora mi prendo la mia ellisse e mi faccio diversi cerchi nell'area lavoro. Ora seleziono, vado su modificare, saldo. Non mi soddisfa molto, quindi prendo ancora la mia ellisse e faccio altri 3 o 4 cerchi. Ecco qua. Poi seleziono ancora e faccio salda. Ok. Bene, ora ci metto una traccia. Vado, apro la finestra di offset e metto esterno, metto circa 5,30 come valore, vedete? Ora me la metto da parte perché poi mi può servire. Ora voglio mettergli uno stile linea, quindi apro la finestra della bozza. Ops, mi sono sbagliata, devo selezionare questo e metto continuo. Apro le opzioni avanzate e da lì qui mi posso settare a seconda di come voglio la linea più o meno grossa o più o meno giri, perché vedete che ne ha tante tante passate. Ora devo mettergli le linee per scrivere poi dopo qualcosa in questa tag, quindi prendo la mia linea, faccio la prima. Io adesso metto colore nero, però non ha importanza perché tanto poi sarà la penna che mi mette il colore, cioè a seconda della penna che metto e mi scrive. Faccio duplico. La posiziono, duplico e la posiziono. Ok. Vedete, oh, scusate, non ho fatto vedere, ma ho messo, vedete che ho messo sopra l'altra linea che avevo fatto, l'altra nuvoletta. Ora salvo. Tag a nuvoletta. Da ok. Vado nella mia biblioteca e vedete, faccio scorrere ed ecco qui la nostra tag a nuvoletta. Ora questa qui dobbiamo
scrivere nel cartoncino. Quindi io la rimpicciolisco un attimino, perché così sarebbe troppo grande, la posiziono una volta posizionato, vado nella pagina taglio silhouette e imposto la penna. Devo cercare tra le opzioni per schizzi silhouette, eccola qua, penne per schizzi silhouette. Io generalmente faccio fare il doppio taglio perché mi taglia anche il sotto, e prima di dare il comando taglia dobbiamo impostare nella silhouette la penna, la velocità, che generalmente la dà già di default mettendo proprio penna per schizzi. Ecco, ora mettiamo la penna, tolgo la lama, prendo questo colore perché il cartoncino è color pastellina, quindi lo voglio fare marrone. Ah, vi dico che queste penne hanno un po' di glitter, sembrano glitterate. Ora metto il cartone, il cartoncino retroadesivo nel tappeto, lo attacco bene. E lo inserisco nella silhouette. Enter. E do il comando taglia dal software e la macchina inizia a scrivere, vedete? Ora accelero un po' perché altrimenti il video durerebbe tanto. La macchina ha finito di scrivere, ora io voglio tagliare la mia tag. Quindi cosa devo fare? Per prima cosa devo lasciare inserito così come sta il mio cartone e passare al Silhouette Studio. Ora vi faccio vedere come fare. Ecco, siamo in silhouette, io devo mettere la traccia per fare capire alla Cameo dove deve tagliare. Quindi vado su offset, metto una traccia di circa 3,50. Ecco, e faccio inserisco. Ecco, mi ha messo la traccia più esterna, ora quella sarà la traccia su cui la macchina mi taglia. Quindi vado nello stile ritaglio e sarebbe questo. Allora seleziono il tutto perché non voglio che mi si tagli in mezzo, faccio non ritagliare, seleziono l'angolo, mi è venuto selezionato anche quello dentro, quindi ho sbagliato, non ritagliare, riclicco per selezionare, non ritagliare, ed ecco che mi rimane la traccia, l'ultima traccia che ho messo, quella esterna, e questo sarà il ritaglio. Fatto questo, ora devo regolare l'impostazione taglio della silhouette, quindi metto lama perché avevamo la penna e scelgo cartoncino retroadesivo. Lo vado a trovare, eccolo qua, e vedete mi mette già tutte le impostazioni. Devo ricordarmi di settare la lama al numero 3.
controllo bene e poi prima di dare il taglia devo cambiare la lama, cioè devo cambiare la penna con la lama, quindi tolgo la penna, ora inserisco la lama, mi assicuro che sia sul numero 3 come era scritto là nel software, se non lo fosse da qui cambio, inserisco la lama e inizio dal comando taglia per tagliare la mia sagoma. Premetto, io do sempre il doppio taglio, questa volta mi sono dimenticata di spuntare l'opzione, quindi dopo gli farò fare un altro taglio, perché ho notato che il sotto, la carta, non si taglia bene e a me serve in un secondo tempo, quindi deve rimanere attaccata con la sua carta sotto. Vedete, adesso io ho dato il secondo taglio, tolgo, vedete, già anche così non ha fatto un po' fatica a tagliare, però ora lo stacco piano, cerco di staccare anche la sua carta sotto e una volta staccato tutto, ecco qua. Io questo l'ho trovato veramente veramente bello, mi piace un sacco, si possono fare tante cose. Poi vi metterò nel box in fondo, vedete, guardate il cartoncino e adesivo, metterò nel box in fondo le pagine dove potete acquistare sia le penne che il cartoncino. Io spero di essere stata abbastanza chiara come al solito e che questo vi sia utile, è stato utile. Ciao!